Installare la membrana impermeabilizzante è abbastanza semplice ed è come mettere un grande lenzuolo sopra il ponte e la struttura. Stendilo piatto, lasciando la membrana in eccesso su tutti i lati e ripiegalo dalla casa. Sul muro di casa ci sono tre diverse opzioni. Uno è rimuovere il rivestimento in modo che la membrana possa estendersi sul muro, dietro di esso. Questo metodo garantisce che la giuntura della casa sia impermeabile e non presenti cuciture. Se nella casa è già presente una scossalina, è possibile sigillare la membrana utilizzando un sigillante EPDM. Quindi, in alternativa, il ponte può essere separato dalla casa, utilizzando un'altra trave invece di un registro, o una staffa che allontani il registro dalla casa. In questo caso, lascia semplicemente un leggero spazio, circa mezzo pollice, tra il bordo dell'intelaiatura del ponte nel muro della casa. Quindi la membrana può passare sopra la struttura del ponte, lasciando uno spazio d'aria nel mezzo. Quindi, se lo si desidera, utilizzare il calafataggio per riempire il bordo superiore della giuntura in modo che quasi tutta l'acqua venga scaricata sulla parte superiore del ponte. Lasciare tutta la membrana in eccesso sospesa più del necessario dall'altro lato del ponte. Qualsiasi eccesso può essere tagliato alla fine.